Allora, noi siamo pronti per accogliere un altro ospite oggi, questa domenica 21 novembre, all'interno di Mezzogiorno di Fuoco. Abbiamo con noi Ernestina Dalla Corte. Ciao Ernestina, benvenuta. Ciao Barbara, grazie, come state? Bene, ciao. Allora, come dicevo prima, Ernestina, abbiamo avuto l'occasione di conoscerla sì. A Buenos Aires Celebra Italia, è stata con noi però per presentare il mondo tricolore. Bella vestita, ci sono le foto nel nostro profilo di Facebook sì. Perché quel giorno appunto Ernestina si è esibita con la danza e con il suo gruppo. Allora, benvenuta Ernestina, io vorrei che tu raccontassi insomma del tuo gruppo esattamente, Mondo Tricolore di José Sepas. Bene, oggi parlo in nome di tutto il gruppo di giovani. Bene, prima il nome ufficiale era Gruppo di Giovani di Club Italiano di José Sepas, ma come era troppo lungo, bene, volevamo qualcosa più corto che ci raccontavi un po', e abbiamo scelto il nome tra tutti i ragazzi del gruppo, un nome di fantasia, e è rimasto Mondo Tricolore. Bene, va bene, aveva tutto quello a vedere con l'Italia, con tutto quello che vogliamo noi. Ebbene, da poco tempo anche abbiamo fatto il nostro blog, che si chiama lo stesso Mondo Tricolore, anche abbiamo un profilo su Facebook. Esattamente, quindi ricordiamo www.mondotricolore.blogspot.com, così possono entrare e leggere i vostri articoli. Sì. Bene, questo gruppo diciamo è ancora giovane, se posso dire, perché ha un anno e mezzo di vita, è nato in maggio del 2009 con l'aiuto della commissione direttiva del club ed anche di Circoli Ria. In una riunione del club avevo proposto questa idea di fare un gruppo, no? Che riunisse tutti i giovani. Ebbene, così è nato il nostro gruppo. Ogni giorno più ragazzi si interessavano e subito cominciamo a lavorare. L'obiettivo principale di questo gruppo è mantenere vive le nostre radici italiane, anche i valori, no? Allo stesso tempo che facciamo conoscere la cultura e la lingua italiana. Per contribuire un po' a questo compito, appena nato il gruppo, si comincia con il servizio del newsletter, dove diffondiamo eventi della nostra comunità, proposte di lavoro, borse di studio. L'idea praticamente di fare accessibile alla gente questa informazione utile. Esattamente, anche a me sembra un'iniziativa molto molto interessante, è bello che le associazioni comincino ad aprirsi ai giovani e regalino questo tipo di iniziative. Ernestina, nel vostro gruppo siete tutti di origine italiana ma di diversi posti, immagino, no? Ma anche noi accettiamo a discendenti italiani proprio e anche a quelli amici diciamo dell'Italia, non devi avere non deve essere discendente propriamente italiano. Se ti piace l'Italia, ti piace la cultura italiana, puoi anche essere parte del nostro gruppo. Io a proposito di questo ricordo il vostro indirizzo email, perché se qualcuno appunto fosse interessato a partecipare, a far parte mm-hmm. di questo gruppo Mondo Tricolore, può scrivervi o chiedervi informazioni. Jóvenes Italianos e jcpas@hotmail.com. Eccellente, e dopo naturalmente all'interno del nostro profilo di Facebook mm-hmm. i nostri ascoltatori ritroveranno l'indirizzo email, l'indirizzo del vostro blog per potersi mettere in contatto con voi. Se non la trovate mi cerchiate a me, dunque io faccio il contatto. Ernestina è dappertutto, anche nei video di Rai International. Sì, abbiamo tutti noi, Mezzogiorno di Fuoco, il Club Italiano, il nostro corpo di ballo, tutti sulla Rai. Ebbene, siamo contentissime per il, diciamo... Certo, ricordiamo che voi siete un gruppo anche che vi esibite con balli folclorici, no? Sì, in realtà è per un lato il ballo di corpo italiano e per l'altro il gruppo di giovani che abbiamo, integranti diciamo che sono in ambedue attività, è diverso, ma sono due diciamo separati, ma siamo tutti amici. Esattamente, quindi insomma vi divertite con i balli folclorici italiani. Quale sarà il prossimo? Avete già un prossimo appuntamento dove possiamo vedervi? Beh, diciamo che il club sta per finire le sue attività. La settimana scorsa abbiamo celebrato il 56 anniversario del Club Italiano di José Sepas con una bellissima festa dove abbiamo mangiato la famosissima lasagna alla Giovanardi. I Giovanardi sono una famiglia di tantissimi anni, fondatrice anche del club, che fa la sua speciale lasagna, e ha ballato il corpo di ballo, ha anche suonato l'orchestra, altri musicisti invitati. Bene, diciamo come che finisce un po' il nostro anno, ma con il gruppo di ballo ci sarà credo dicembre la festa di Capodanno, dove balleremo per la nostra famiglia e i nostri amici, dunque sarà come il finale di tutte le attività, ma marzo-aprile ricominceremo le attività e ci saranno altri eventi, balli, tutti quello. Esattamente, allora noi ricordiamo nuovamente www.mondotricolore.blogspot.com per leggere anche tutti i vostri articoli che sono davvero molto interessanti. Grazie. Io vi devo ringraziare perché c'è stato un articolo dedicato alla nostra prima notte vera. Sì, quell'evento bellissimo. Quando ci sono stati gli Amaro Lucano, voi siete stati i nostri ospiti, ci avete regalato questo bellissimo articolo, e è davvero una bella occasione per conoscere un gruppo nuovo
nuovo e perché no, anche per diventare parte di questo gruppo, perché a volte i giovani trovano poco spazio, no? Quindi noi l'obiettivo anche di questo spazio è di dire ai giovani: bene, c'è qualcosa, mettetevi in contatto e dopo scegliete e partecipate. Ma a questa iniziativa. Ciao Ernestina, ti saluta Ariel. Ariel, io credevo fosse proprio il contrario, che tutte queste associazioni erano piene di giovani. Ah, non è così? Sì, ma non si dà lo spazio giusto, ma beh, stiamo lavorando per avere... È vero, e questo è importante, per questo anche mi è sembrato importante sentire la tua testimonianza. Quindi... Grazie, no, è a nome mio anche di tutto il gruppo, voglio ringraziare per questo spazio, per questa opportunità, per noi è una questione molto importante, molto emozionante anche, è stato un piacere anche essere parte di quella prima notte vera, è stata una bella occasione per ritrovarci tutti. No, grazie a te e a tutto il tuo gruppo che quella sera ci ha fatto visita e che continuate a essere protagoniste anche nel nostro profilo di Facebook, e approfitto per ricordare che anche voi possono trovare su Facebook, e quindi qualcuno che vuole cominciare insomma a prendere contatto col vostro mondo tricolore può farlo attraverso il sito internet, attraverso il blog e l'indirizzo email e poi Facebook. Grazie Ernestina. Posso inviare per favore un salutino? Certo. A tutti i ragazzi del gruppo Mondo Tricolore un bacione speciale che ci stanno sentendo dall'altra parte, dunque volevo inviare un saluto a tutti. Certo, un abbraccione anche da parte nostra, un bacio di fuoco a tutta la gente che fa questo bel programma, complimenti davvero perché è un programma bellissimo, fa piacere sentirlo. Grazie Ernestina dalla Corte, grazie, un bacio da parte nostra e un saluto a tutto il mondo tricolore che ci accompagna ogni domenica, grazie, ciao.